la li, la la lu, la la li, la la lu, la la li, la la lu, la la li, la la lu. Cazzo, mi hai fatto prendere un colpo. Ma te chi sei? Solo la morte. Ah, ho capito. È un mio zio, un mio parente lontano che cerca di farmi uno scherzo, vero? Ma quale zio? È zio, solo la morte. No, allora... insomma, dimostrami che sei la morte. Vuoi che te lo dimostri? Allora, eccoti accontentato. Ammazza, che precisione. Vabbè, insomma, sono cose queste che posso fare anch'io comunque, anch'io a mezzo di sigari, non è che... Sì, sono bravi tutti, non è che... Io non sono mica ancora convinto. Ancora? Sei proprio incredulo! Ecco! Ah, ma allora sei proprio la morte! Sì, è la tua ora, Sisma! Tu morirai oggi! No, pietà! 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 Allora sto morendo, devo morire, insomma, è la mia ora. Vabbè. Almeno posso esprimere l'ultimo desiderio. Ma che palle con questi desideri! Vabbè, per un condannato l'ultimo desiderio, cosa vuoi? Vorrei finire di mangiare questa banana. Vabbè. Mangiati questa banana! Allora adesso arrivo! Oh! Oh! Ma... Signora Morte? Signora Morte? Signora Morte? Io a sto punto... Un buongiorno a tutti dal vostro conduttore Romagno Credo, buon Halloween a tutti, eccoci in un'altra edizione del TG Epicentro e adesso le notizie. Abbiamo allora un'ultima notizia fresca arrivata adesso che ci dice che è morta la morte. Fanculo. Cioè, ragazzi, sì, però si fate come con Pippo Mentolo, ragazzi, non... Aspetta un momento, adesso le faccio passare a tutti. Chi ti ha detto di mandare in onda questo servizio? Chi? Chi, cretino? Come io? Che figura di merda. Stacca.